Stefano Fabrizi, giornalista del Corriere Adriatico. La carta stampata è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, soprattutto per un quotidiano. Quanto è importante dedicare spazio ad eventi come questi, in cui l'istruzione e l'educazione sono e fanno da filo conduttore? Ma direi molto importante, anche perché noi come Corriere Adriatico siamo anche sponsor della manifestazione. Ci abbiamo sempre creduto fin dalle primi esordi in cui Alvin ci aveva prospettato questa partnership. L'abbiamo man mano portata avanti, ci siamo accorti che poi è cresciuta nel tempo e adesso è diventata una gran bella realtà di cui noi siamo contenti di essere dentro questa realtà. Il ragazzo, l'adolescente, è abituato a leggere il quotidiano oppure preferisce qualcos'altro per informarsi? E se preferisce qualcos'altro, qual è lo strumento migliore per avvicinarlo alla lettura? Allora, in questo momento i dati sono sugli occhi di tutti, la carta stampata sta soffrendo e moltissimo, specialmente poi dalla parte dei giovani che preferiscono internet, quindi l'informazione viaggia sul web. I siti e quant'altro hanno un po' cannibalizzato la carta stampata, per cui o si rivede un prodotto, quindi quello della carta stampata, perché sennò rischia di essere troppo vecchio rispetto a quello che poi sono le notizie che fluiscono sul web. Quindi il giovane è prettamente smartphone e tablet. E quali sono le notizie che invece catturano di più l'attenzione? Ma sulla carta stampata, diciamo che in linea di massima sono sempre le notizie di cronaca, quelle che rubano l'attenzione, o gli eventi catastrofici, inevitabile. Anche sul web, però, sul web c'è una grande predominanza anche del gossip, quindi direi cronaca e gossip.